sicuramente è stata un'esperienza bellissima che mi ha insegnato tanti valori. Io ho dato tanto alla WISP, ma anche la WISP ha dato tanto a me. Cambio della guardia alla presidenza della WISP Abruzzo Molise con l'uscente Alberto Carulli, che dopo 16 anni consecutivi cede il testimone a Silvio Luciani. La decisione è stata ratificata dal congresso regionale della WISP che si è svolto questo pomeriggio a Montesilvano in presenza all'interno del Grand Hotel Adriatico nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Il neopresidente Silvio Luciani ha un sogno nel cassetto, quello di realizzare un centro sportivo della WISP. Ringrazio innanzitutto Alberto Carulli, ormai ex presidente, ma è stato difficile seguire le sue orme per la WISP. Farò di tutto per fare quello che lui ha fatto, almeno mantenere la WISP ai livelli di quello che ha fatto Alberto Carulli, e se riesco anche con la sua consulenza a renderla ancora migliore per il futuro. Carulli lascia la presidenza di un movimento che prima della pandemia contava 20.000 tesserati e che in questi anni è cresciuto e si è sempre dato da fare, radicandosi nel tessuto sociale regionale anche al di là della sua mission principale, cioè la promozione dello sport che, come recita il motto, deve essere per tutti. Dopo la pandemia adesso siamo scesi di circa il 40%, ma è un dato di tutto il mondo sportivo, molti anche più di noi, è un dato nazionale, noi ci confermiamo al 40%, perché è già tanto, perché comunque lo sport è fermo da un anno.